Regione ha confermato che c'è questa problematica, che però senza, se lo Stato non migliora il taglio, noi non potremo portare avanti le funzioni, quindi il personale è comunque in pericolo. Quindi è stato un incontro positivo, interlocutorio, diciamo così? È stato positivo perché comunque è stato portato alla luce il problema e si sono impegnati comunque a trovare una soluzione, sempre nell'ambito del rispetto dei limiti finanziari.